dal buio della sua stanzetta e ne arrivo Jacopo Veneziani. Buonasera. Per l'ultima domenica. Buonasera, eccomi. Harry, ti presento Dramelli. Sei capita che... questa? Harry, ti presento Sally? No. Sto diventando un simpatico umorista, Massimo, alla fine, ecco. Di puntata in puntata. Esco, come dici tu, dal buio della mia stanzetta per svegliare il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che questa settimana ha avuto, un colpo di sonno in Senato. Abbiamo qui anche l'immagine. Io, quando ho letto questa notizia, ho immediatamente pensato a un'opera di un pittore francese, Thomas Couture, che dipinse un giudice dormiente. Eccolo, tra l'altro assomiglia anche un po' a Lotito. Couture lo dipinse per denunciare la lentezza, diciamo l'inefficienza del sistema giudiziario francese dell'Ottocento, solo che questo giudice era da solo, Lotito si trovava in commissione, quindi è stato subito svegliato dal presidente del Napoli, De Laurentiis, così come in questo dipinto di Nicolas Regnier. Un burlone sveglia un amico addormentato utilizzando cosa? Non si capisce subito. Secondo voi che cosa sta infilando, diciamo, mettendo sotto il suo naso? Delle ipotesi? Provate a indovinare. Massimo? Harry De Luca, che ha l'occhio. Peperoncino. Giusto, da napoletano. No, invece molto più dei sali. Sai cos'è? Il naso. Cioè. La coda di un topo. Oh, io avrei avuto, c'è il pubblico scioccato, anche io avrei avuto un infarto. Comunque Lotito non è nuovo a pisolini, diciamo, improvvisi. Guardate, qui ad esempio si trovava in una commissione parlamentare, di nuovo. Quindi altro che pisolini improvviso, poi proprio un sonno, diciamo, profondo forse. E abbiamo anche invece un'altra pennichella durante una assemblea della Lega Serie A. Quindi io, vedendo tutte queste immagini... Questa è più un'illuminazione, cioè sta vedendo qualcosa... È stato folgorato da... un'ispirazione. E comunque io mi sono detto, cioè, vedendo in quanti posti è possibile addormentarsi, soprattutto per Lotito, mi sono messo a pensare, ho detto, quali sono i luoghi in cui ci assopiamo, diciamo, più facilmente, più spesso? Facciamo un piccolo sondaggio. Tu, Massimo, ad esempio, c'è un luogo in particolare dove, o anche Harry, Luca, un luogo in cui ci si addormenta? Non dirò mai davanti alla televisione, perché non vorrei dare dei suggerimenti a chi ci sta guardando. In treno, forse. Il pubblico cosa dice? Signora Maria, dove si addormenta di solito? Qualche volta in chiesa, attenzione. Allora, secondo me... Harry, speriamo non in montagna, diciamo. No, io in poltrona mi addormento volentieri. In poltrona. Ecco, quindi abbiamo un vasto catalogo. Secondo me ci sono due luoghi imbattibili, Massimo. Il treno, come suggerivi anche tu, e come dimostra questo dipinto di Leopold Egg, in cui appunto una delle due ragazze è partita, cioè non col treno, proprio col pisolo. E meno male che si chiama Compagna di Viaggio, una bellissima compagnia, si è addormentata. E poi l'altro luogo in cui ci assopiamo tutti è il divano, come dimostra Pierre Carrier-Belleuse, questo pittore francese, che ritrae due innamorati addormentati in un salotto sotto lo sguardo vigile della sorvegliante un po' impicciona. Certo che se si addormentano da innamorati, Massimo, figuriamoci dopo 10 anni di matrimonio, diciamo che non promette benissimo. Ma lui sta un po' più sveglio, signor. Salotto chiuso, però. Ah, è una tecnica, magari, può essere, bisognerebbe approfondire. Un'altra pennichella che mi lascia sempre molto, diciamo, incuriosito, è una delle mie preferite della storia dell'arte, è quella di Pier Francesco Mola, che nel 600 ritrae l'allegoria del flemmatico, cioè le persone un po' bradipo, diciamo. Infatti, se notate, in primo piano lì a sinistra, un po' scura quella parte del quadro, ma c'è una tartaruga che è un simbolo per eccellenza della lentezza, e sullo sfondo l'acqua corrente, perché il flemmatico lascia sempre scorrere tutto, no? Infatti dorme sereno e tranquillo, beato lui. Per fortuna, nella storia dell'arte ci sono anche dei sonnellini invece molto importanti. Alcuni pittori, ad esempio, hanno ritratto il sonno di Giovanni durante l'ultima cena. Lo vediamo, ad esempio, in quest'opera di Jacopo Bassano, che, a differenza di, che ne so, Leonardo da Vinci, ad esempio, che ritrae gli apostoli con ordine e eleganza, qui Jacopo Bassano crea una scena concitata. Questo è il momento in cui Gesù dice: qualcuno di voi mi tradirà, e ce lo rivela anche la luce che filtra attraverso il bicchiere in primo piano lì a sinistra e
proietta un'ombra rossa, un'ombra inquietante sul tavolo a simboleggiare il sangue di Cristo che verrà versato di lì a poco. E appunto al centro abbiamo Giovanni che dorme beato come il flemmatico di prima. È proprio un dettaglio che ritroviamo in molte ultime cene, questo sonno di Giovanni. Ad esempio, questo è un particolare dell'ultima cena di Andrea del Castagno. E allora uno potrebbe chiedersi, Massimo, ma perché Giovanni dorme in un momento così solenne, in un momento così importante? E qui arriviamo al nostro ultimo scoop della domenica sera di La Sette, perché abbiamo due ipotesi, due spiegazioni. I Vangeli ci dicono che Giovanni, discepolo prediletto, aveva appoggiato la testa sul petto di Gesù, quindi un segno di grande affetto, ma Giovanni era anche il più giovane dei discepoli e quindi il fatto che dorma potrebbe testimoniare la sua purezza, la sua innocenza, soprattutto nel momento in cui si svela chi sarà il colpevole. E dopo questo momento teologico, essendo appunto l'ultima puntata, come dicevi tu, io vi lascerei con un dolce arrivederci, Massimo. Questo dipinto meraviglioso di un pittore inglese dell'Ottocento che si chiama Lawrence Almat Adema, che secondo me ha tutta la bellezza, tutti i colori dell'estate. Ecco, allora io vi auguro un'estate così, di sole ed azzurro.